Questo è un momento bellissimo per me, un momento bellissimo perché io sempre all'università c'ho ragazzi, ragazzi del secondo anno di medicina, insegno sempre ragazzetti, stavolta un pubblico maturo, siete miei allievi, da questo momento siete miei allievi, fantastico. Quindi ci saranno altri incontri. Per il momento vi forniamo la base, no? Quello che vi serve per poter poi trasmettere ad altri. Quindi è una formazione di formatori, in un certo senso. Va bene? Perciò le cose che impareremo sono delle cose semplici, ben strutturate, va bene? Le prenderemo poi in esame uno per uno e cercheremo di usare questo strumento. Ok? Quindi io vi fornisco il bisturi e voi dovete operare. Ma all'inizio vi insegno ad usare questo bisturi e poi abbiamo i collaboratori che assisteranno voi nei centri, dove andrete. E i collaboratori sono psicologi, sono medici, capite? Quindi non siete lasciati allo sbaraglio, sarete assistiti. Quindi è come usare il bisturi. Però c'è una mano accanto che vi dice, ecco, vedi, si fa in questo modo. Ma siamo tutti cavi in questo momento, perché la sperimentazione è una cosa che non è mai stata fatta, né da parte mia né da parte vostra. Quindi improvvisamente ci troviamo qui. Voi mi conoscete per la prima volta, io mi chiamo Giacomo, è facile. Il cognome più difficile, Mangiaracina, ma che vuol dire? Attenzione, se voi andate in Sicilia e andate da un fruttivendolo e chiedete mi dia 2 chili di racina, vi pesano 2 chili d'uva. Perché abbiamo avuto i normanni in Sicilia, abbiamo avuto tutti in Sicilia, anche i normanni, e i normanni chiamavano l'uva rasin, così come in Francia tuttora l'uva è rasin. E si è sicilianizzato questo nome, per cui da rasin è diventato racina. Ecco, per cui un mangiaracina sarebbe un mangiauva. Però sicuramente le radici sono DOC, a denominazione d'origine controllata. Quindi non si può sfuggire, ecco, la Sicilia è la mia terra madre. Bene, allora, prima di passare alle regole fondamentali che io ho redatto per voi, e quindi avete belli confezionati, ecco, in un modo facile, accessibile, da leggere, ma a voi devono servire non solo da leggere, ma da spiegare. E quindi ecco lo strumento. Quindi voi leggete, ma dovete essere anche in grado di dire qualcosa in più, presentandola ad altri, ovviamente. Allora, quello che noi andremo a fare adesso è una cosa che ho imparato, me l'ha insegnato Bonolis. Me l'ha insegnato Bonolis. Ecco, non ho avuto un maestro all'università, ma ho avuto un maestro della comunicazione come Bonolis. Nella trasmissione Il senso della vita. Vi ricordate cosa faceva Bonolis? Nel senso della vita, almeno per quelli che l'hanno visto? Allora, proviamo un po' a vedere. Ecco. Ops. Come si fa a partire con F5? Ecco qua, ecco qua. Vedremo delle immagini e queste immagini dobbiamo cercare di capirle o vedere cosa evocano queste immagini, se ci lasciano completamente indifferenti o ci dicono qualcosa. Intanto è un pessimo volontario. Allora, vabbè, ecco, è la parola dell'esperto questo, eh? Allora, mettiamo da parte l'esperto e vediamolo così per com'è. Quindi, che cosa vedete? Quella è la vera cavia. È un agguato. Cosa? È? Un agguato. Un agguato. Conviene che sa fuori quello, se mangia le cose. Allora, è un paracadutista, sta atterrando, allora sta atterrando dicendo ah meno male, ce l'ha, sto atterrando nell'acqua.
Invece soddisferà un bisogno, un bisogno di coccodrillo. Allora, questo, vedete, abbiamo scritto atterraggio sicuro? No, l'aspettano con molta pazienza, prego. Non può essere un atterraggio sicuro, tutti pronti stanno aspettando. Mi pare di sì. Sono lì per applaudire, fanno la clac. Ma che senso può avere questo messaggio nella vita umana, nella nostra vita? Prima di fare delle cose bisogna riflettere. Conoscenza. Conoscenza di cosa? Beh, se uno ha conoscenza, più si ha conoscenza e più si riesce a prevenire. Mi sembra saper guidare il paracadute per allontanarci dal pericolo. Quindi capacità, conoscenza, mi sembra molto importante questo aspetto. La conoscenza in effetti è, cioè, più conosci, meglio vivi la vita, meglio sai dove atterrare. Sai pilotare meglio un atterraggio più sicuro, piuttosto che un atterraggio da sprovveduti. È un po' questo, no? Il messaggio. Quindi la scenetta è divertente, però dobbiamo pensare e credo che ci possa aiutare a pensare. Questo è un atterraggio brutto, eh? Quello è un omicidio. È un brutto atterraggio. Stanno a provare uno e mezzo, bambino e lei. Come dire, non pensi alla vita, non in quella mano. Mi sembra che questa immagine sia molto efficace, no? Di questo fumo che non esce dalla bocca, attenzione, esce dall'ombelico. Cioè, l'ombelico che poi è esatto, è l'elemento che è collegato al nascituro, no?